È un problema di cui parlano ripetutamente procuratori, forze dell'ordine, associazioni, movimenti e da ultimo anche io, per cui la vera domanda sarebbe non tanto di chiedere a me perché l'ho detto, ma perché è stato negato fino ad oggi. C'è la vittoria in Sardegna e Bari laboratorio in vista delle urne di giugno con il campo giusto che ferma la destra e conferma l'unità con il Movimento 5 Stelle. Ma soprattutto c'è l'asticella da tenere alta sulle unitarie. Non è soltanto un gioco di parole, ma la consultazione rigorosa è diversa dalle primarie dei Dem, tanto più sul livello di guardia da tenere alto, sul rischio di infiltrazioni del voto, tanto più vista la cronaca delle ultime ore. A novembre il primo allarme riavvolge il nastro Michele Laforgia dal Comitato della Giusta Causa, ma i fatti sono ostinati, spiega. Primo antidoto è che la politica deve fare il suo mestiere e uno dei suoi mestieri è selezionare la classe dirigente. Questo non è stato fatto, non è stato fatto neanche in questa occasione, perché in fondo stiamo arrivando a una consultazione che è alla fine, come devo dire, la plastica rappresentazione del fatto che i partiti, i movimenti, le associazioni, diversamente da quello che è stato fatto in Sardegna, non sono riusciti a trovare l'unità e la dobbiamo cercare. Ci siamo salvati, assicura, ma il prossimo passaggio resta il tavolo tecnico per mettere al riparo la scelta dell'alfiere al quale affidare il centro-sinistra. Sarebbe un errore catastrofico pensare che sia un fatto soltanto di forze dell'ordine e della magistratura, senza una mobilitazione democratica chiama raccolta. Ma la politica deve capire che è importante non solo prendere i voti, ma è ancora più importante come si prendono, da chi si prendono e cosa si dà in cambio dei voti.